ho appena visto, ragazzi. Io devo fare sti video perché non me l'aspettavo. Anche al 4% ci hanno mangiato la polvere, ragazzi. Ma che squadra è quest'anno alle Olimpiadi d'Italia? Che squadra è quest'anno alle Olimpiadi d'Italia? Abbiamo superato i nostri record di medaglie. Adesso arriva l'oro. Un altro oro nei 100 metri. Stavolta la staffetta, ragazzi. Guardateli, guardateli che squadra. Quanto hanno corso, ragazzi. Jacobs, Jacobs non c'ha due gambe, c'ha due ruote. C'ha due ruote. Se n'è andato, appena era il secondo, gli hanno dato la staffetta, è partito, non l'ha più visto nessuno. Poi là il Negretto ha perso un po' di posizioni, non passa nessuno, offende questo Negretto, ho detto in maniera molto simpatica. Ha perso posizioni e Tortu all'ultimo, che era tipo terzo perché aveva perso posizioni il compagno di prima, che dall'anima, dal cuore, per la nostra nazione, per questo sport, per tutti i sacrifici che hanno fatto... E proprio con tutti i polmoni che gli escono dalla gola riusciamo a vincere loro nella 4%. Bolt! Bolt! Quando parli dell'Italia, quando parli dell'Italia, sciacquati la bocca, sei un idolo, sei un fenomeno, ma porta rispetto per chi adesso vince, porta rispetto per chi ha preso il tuo testimone. Non ci infangare, non li infangare, perché questi ragazzi hanno dato l'anima per questo sport. E tu che sei il maestro di questo sport, gli devi portare rispetto, perché a te nessuno ha mai mancato di rispetto. Quindi adesso abbiamo bissato i 100 metri, tutti zitti a casa. E oggi sono tre ori, perché erano anche loro nel karate, nel kumite. È arrivato loro nei 20 chilometri, no, della marcia femminile, ieri quella maschile. Qua Tortu piange, piange perché ha dato l'anima, ha dato come tutti questi ragazzi. È spettacolare vedere quest'anno l'Italia alle Olimpiadi e vedere veramente, finalmente lo sport... tricolore, perché abbiamo vinto gli europei nel calcio. Olimpiadi, stiamo dando spettacolo. Cioè è veramente una cosa emozionante. Perché amo lo sport, perché amo l'Italia. È veramente una pura festa. Che squadra, che squadra, che gare, che adrenalina e che emozioni.